un pigio. La patatina che fa scrunch. La via di buco, come dire? Ma sta qua, come fai a non vedere? Ho fatto così prima! Ho fatto così, non si fa! Non si fa, te linciamo, eh! Sì! Televisione! Campanella rompimento dei coglioni! Campeggio, ragazzi. Napoli, Napoli. Questo è il campeggio, se lavora di più. A due. Oh, state a mangiare tutte le patatine. Come mangio io le patatine vostre? Qui. Chi è? Dimmi. Ho preso vergogna? Dimmi, tell me. Oh, sei pure tu, logo. Il quadro è completo, eh. Andiamo a visitare l'interno di sta baracca. Questa è l'entratina con un letto sopra, un letto sotto. Entriamo nel cubo. C'è il rotto. Un letto qua, un letto qua. Qui è la mia base operativa. Sto salvando i video. Caricare. Questo è tutto, ragazzi, questo è il campeggio, si lavora come dei porchi a Nazareth, porta roba a spiaggia, portala indietro, portala avanti, portala indietro, portala avanti, portala indietro, va a fanculo, non si rompe i coglioni, detta Stefano gli porta un secchiello che sarebbe un bicchierino di carta, una paletta di un cucchiaino, così non mi stanco. Alessandro in bicicletta. Non correre troppo, stai correndo troppo. Ancora con le rotelle. E nemmeno chi rotella cammina. Quando le togliamo le rotelle? A 20 anni? Ma noi a 20 anni ci dobbiamo. A 18 anni, quando fai compleanno, ti togliamo le rotelle, va? Si è cagato sotto. Togliti, scendi giù e cammina. Franci? Ehi, boss! Aspettatemi. Portala come si stai portando una guana guinzaglia. Scendi e trascina, va. Bravo, buona guinzaglia, Non capisco perché vieni con la bici se poi non la sei portata. Cioè, mi fai perdere te. A parte che c'è tutto il contrario, ma stai a fare? C'è la ruota al contrario, ma la ruota al contrario, che è sta roba? Ma che stai a combinare? Gira, togli. Sa. Vai! Ancora vai! E mi spingi! Che stassi? Ma penso che bicicletta come bicicletta. La bicicletta non è buona, lui peggio ancora, lui peggio la bici, non è buono a portarla perché non è portato. Ehi, fatela a terra! Andiamo? Andiamo. Dove andiamo? Dove andiamo? A mare. Mare chiaro stai. Che scena proprio, cazzo. Ma perché hai già parlato con il psicologo? Perché non è normale. Piano, cadetevi sfracellate. E io mi rovino la mia giornata di mare. Tutto qui. Un tunnel incredibile.
una spiaggia tutta per noi, guardate. Anche perché con sto tempo chi è sto coglione che viene a mare? Eccoci presenti, siamo noi. Vieni Franci, do it boss. Bello però, eh? Ah? C'è sta nessuno, Elena? T'ha già fittata la spiaggia solo per te oggi. Poi dici che non ti penso. Ma che t'ha già fatto, ah? Già affittato una spiaggia intera. Ti piace sto laghetto che t'ha già affittato? Sto laghetto. Ogni tanto le donne bisogna poi fare un regalo. Cazzo. Voglio di sciugo qua sta spiaggia, cioè, che mi hai già affittato un po' di sciugo, neanche un bravo. Mare dolce mare, consolato. Marco già sta a pescare gli stronzoli sopra lo scoglio, lì lo vedete, si arrampica, è lui, eh. Lui è l'arrampicatore di scoglio, passa la sua vita sullo scoglio. Ehi! Col vento contro ti pisci addosso, uno, due, c'è il mare per fare la pipì, a parte ci sarebbe anche il cesso. Ma visto che è lontano, non si può. Oppure negli scogli, a piscia così, no? Ci piazziamo sugli scogli. Non voglio andare, voglio andare con loro. Andare con loro? Con loro devi andare, più voglio andare. Vieni, vieni. Ma io non devo andare. Fai vedere. Poi le telline fuori, arrostante le telline fuori, vieni qua. Bravo zio, vedi perché ti porto con me? Oltre lo stronzolo ogni tanto prendi qualche tellina. Hai fatto la mareggiata, ma qua è proprio bassa l'acqua. Prima non c'era niente qua. C'era niente. Non abbiamo trovato niente. Stamattina poi marca, non è che non c'era niente. Un granchietto. Prendo lì, ma che granchietto? Proprio bassa l'acqua. Eccolo! Allora stalto. È un granchietto quello di sabbia. È di sabbia! Andiamo a fare le telline? Mi faccio un bel spaghetti stasera. No, no! Ah? Marco, telline, un po' di cozze, vai, facciamo lo spaghetto stasera, dai. Abbiamo le cozze in frigo. In frigo? Bene, mangiamo queste. Le cozze in frigo, in un posto dove le cozze sono fresche, si prendono gli scogli, lui dove ce l'ha in frigo. Cioè pur quando sta la possibilità di mangiare roba fresca, sa da mangiare roba congelata, che è proprio una cosa, una malattia proprio, senza niente da fare. A che punto siamo dello spaghetto? Fammi vedere a che punto siamo. E qua mangia su lì, non mangia proprio Marco, lavora di più, Che la mareggiata le porta da sole sulla spiaggia, hai capito? C'è sta bisogno nemmeno di scavare, perché è amareggiata, porto la tetina direttamente nel piatto, quindi capirete, no? Basta poco, un po' d'aglio, un po' d'olio e fatta. Mi dispiace per la tellina, ma non mi piace. Marco, lavora di più altrimenti non mangi. Per gli animalisti ovviamente poi li liberiamo, Per coloro invece che mangiano tranquillamente le telline, tutti questi prodotti, insomma, le dico che ovviamente me li mangio, quindi. Fate un po' voi, no? Oh, che fortuna, Stefano, ha trovato una tellina nella spiaggia. Nella spiaggia dove? Dentro allo scoglio. Nello scoglio? Dove l'hai trovato? Fammi vedere. Cioè è morto praticamente, l'anno fa Se pigliando solo praticamente è stato lì.
il bosco sguazza nell'acqua. Ecco la mareggiata, stanno arrivando le telline, prendetele. Prendetele. Niente? Granchi, niente? No, c'è uno là! C'è un granchio là? Ma è il cagnolo qui! C'è un granchio là! Sarà un granchietto di scoglio! Marco, tu cadi, eh? Per prendere una tellina da piglia il culo poi! Ah, guarda che ho preso! Si muove! Guarda! C'ha pazienza!